nati nello stesso anno, il 1452. Due uomini che avranno un'enorme importanza per Milano e per il mondo, lasciando un'eredità vastissima e indelebile. Due personalità ricche e complesse che si incontrarono proprio qui, in questo castello, e che qui condivisero idee, progetti, intuizioni e invenzioni. Di mestiere lui faceva il principe, duca di Milano e signore di una delle più grandi corti rinascimentali. Si chiamava, a causa della sua carnagione scura, Ludovico il Moro. Per l'altro, figlio illegittimo di un notaio e di una contadina, nessuna definizione sembra essere appropriata se non quella di genio. Il suo nome era Leonardo da Vinci. In questa storia c'è anche la città e la corte in cui Leonardo è cresciuto e si è formato. Quella città è Firenze e la corte, quella di Lorenzo il Magnifico. Qui, nella bottega del Verrocchio, impara il mestiere. I suoi amici e compagni sono Botticelli, il Perugino, il Ghirlandaio, ed è qui che nascono le sue prime opere pittoriche. Ma come tutti i geni, Leonardo era irrequieto e desideroso di trovare l'opportunità di sperimentare le sue innovazioni tecniche. Così pensa a Milano, la città che più di tutte le altre premiava la scienza, la tecnologia e l'innovazione. E scrive al suo principe reggente, Ludovico il Moro. Mi sforzerò, senza nulla togliere a nessuno, di rivelare a Vostra Eccellenza i miei segreti, offrendomi di mettere in pratica, nel momento che più piacerà a Vostra Eccellenza, le cose brevemente elencate di seguito. Perché io so come creare ponti robusti ma leggerissimi, come eliminare l'acqua dei fossati e demolire ogni rocca o fortezza. Io so costruire navi resistenti ai colpi e bombarde molto comode e facili da trasportare, che lanciano piccole pietre a somiglianza di una tempesta. E ancora, carri coperti, sicuri e inattaccabili, per penetrare tra le fila nemiche, e catapulte, mangani, trabucchi e altre macchine di straordinaria efficacia e di nuova concezione. In tempo di pace, credo di poter soddisfare meglio di chiunque altro ogni richiesta nel campo dell'architettura, della progettazione di edifici pubblici e privati e della canalizzazione delle acque. Realizzerò qualsivoglia opera sia in forma di scultura di marmo, bronzo e terracotta, sia in forma pittorica. Si potrà infine porre mano alla realizzazione del cavallo di bronzo che darà gloria immortale e onore eterno alla memoria del vostro signor padre e della nobile casata degli Sforza. E se alcune delle cose che ho elencato dovesse apparire impossibile o irrealizzabile, mi dichiaro prontissimo a darne dimostrazione pratica nel vostro parco, in qualunque luogo piacerà a Vostra Eccellenza, cui umilmente mi raccomando. Ludovico il Moro accolse subito Leonardo nella sua corte. Condividevano entrambi la passione per i cavalli e ancora una volta il maestro stupì tutti, portando in dono una lira molto particolare, fatta con un teschio dell'animale da lui tanto amato. In quegli anni dipinse, progettò e disegnò moltissimo. Lavorò nella fabbrica del Duomo e ai Navigli e, come promesso, ideò una quantità notevole di macchine da guerra e di ricerche sul corpo umano. Quando Ludovico gli chiese di ritrarre Cecilia Gallerani, la sua dama favorita, Leonardo non avrebbe mai immaginato che quel piccolo animale, simbolo di purezza che le pose in grembo, l'avrebbe trasformata a memoria e imperitura nella dama con le rondine. Così si rinsaldò il legame tra i due, tanto
tanto che quando Ludovico decise di dare una grandissima festa al castello per celebrare le nozze tra Gian Galeazzo Maria Sforza e Isabella d'Aragona, ovvero tra il Ducato di Milano e il Regno di Napoli, non poté che affidare a Leonardo il ruolo di maestro di cerimonie. Leonardo pose tutto il suo genio alla costruzione di un evento mondano e politico pieno di retroscena diplomatici e di inventiva. Una festa tanto effimera quanto indimenticabile. Una macchina scenica e immaginifica che nessuno mai aveva pensato prima e che venne chiamata la festa del paradiso. Un panno di raso copriva la scena. Danze e balli allietavano gli ospiti. Ed è col calar delle tenebre, mezz'ora dopo il tramonto, che la festa poté davvero avere inizio. Quasi 30 anni ancora dopo quella straordinaria festa, e la sua mente meravigliosa e il suo immenso talento produssero molti altri capolavori. Ma oggi qui vogliamo salutarlo con le parole di Giorgio Vasari, che parlano dell'uomo più che del genio. Egli, con lo splendor dell'aria sua, che bellissima era, rasserenava ogni animo mesto, e con le parole volgeva al sì e al no ogni indurata intenzione. Egli, con le forze sue, riteneva ogni violenta furia, e con la destra torceva un ferro ad una campanella di muraglia ed un ferro di cavallo come se fosse piombo. Con la liberalità sua raccoglieva e basceva ogni amico povero e ricco, purché egli avesse ingegno e virtù. Ornava ed onorava con ogni azione qualsivoglia disonorata e spogliata stanza, per il che ebbe veramente Fiorenza grandissimo dono nel nascere di Leonardo e perdita più che infinita nella sua morte. Dov'è? Non lo so, ti sento che ti chiama. Sento che è qua, è di dietro.